Ciao e benvenuto su Iera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio farvi vedere il mio ultimo acquisto. Casa Rado. Inquadratura un po' strana, anche location un po' strana, vabbè. Bando alle ciance. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo supporto con un like, iscrivendovi al canale per non perdere nessuna novità e nessun video. Allora, partiamo dalla controscatola. Tac. Abbiamo tolto il coperchio e qua dovremo subito vedere l'orologio, quindi lo mettiamo via. Prima cosa da sottolineare, l'ho comprato usato, quindi se vedete qualche segnettino eccetera è tutto normale. Tra l'altro il polso dovrebbe essere più o meno simile al mio, quindi mi auguro di non dover, cioè mi auguro insomma, se si devono togliere dei pin si fanno. Vedo che sono dei pin con collarino, però niente di trascendentale. Vediamo un po' i dettagli. Oh, guardate quante card. Special edition, così iniziate a capire di che si tratta. Complete manual available at www.rado.com. Free crown position set in the time. Middle or trois positions de coron. Anche inglese, francese, ormai ce ne siamo su tutto. Informazioni per orologi automatici. Vabbè, carino come cosa. Delle card che spiegano ogni quanto fare la revisione, come bisogna sistemare l'orologio, qual è l'accuratezza dell'ora e il calibro. Dicevo, così non vi faccio vedere il dettaglio. 11/7/2020, oggi è il 10 luglio 2020, domani compie un anno, quindi direi che è un orologio decisamente giovane. Pezzolina per pulire l'orologio, che non fa mai male, la prima volta con Correggio Rado, quindi magari lo tengo qua, che abbellisco un po' la location che ho fatto al volo. Rimettiamo questo via. Carino comunque questo, eh? Può essere anche utilizzato come porta documenti, porta tessere in generale. Bello. Magari uno mette qua le carte di credito, qua i soldi. E in ecopelle. Una sensazione, non mi sembra pelle. Last but not least, instruction, le istruzioni, che vabbè, queste, ma qualcuno di voi le legge, nel caso dite, vabbè, sono curioso. Allora, riponiamo, qua lasciamo tutto e andiamo al sodo. Avete già visto il bracciale, eh? Vediamo. Riconoscete i cavallucci marini? E riconoscete il bracciale chicchi di riso? Volete vedere? Edizione limitata, Rado Golden Horse. Guardate che bello. Mamma mia, il verde mi sono innamorato dal primo momento in cui l'ho visto e ho aspettato il momento giusto e devo dire che ho fatto benissimo. Anche se non avrei dovuto, perché devo vendere prima tanti altri orologi, è bellissimo. Adesso ho qua anche la pezzolina, usiamola subito per pulirlo e mostrarlo in tutta la sua bellezza. Guardate che meraviglia. Io l'ho adorato dal primo momento. Allora, prime sensazioni. Il quadrante è splendido, ma davvero è splendido. Mi piace la bombatura, è molto, molto trasuda vintage, trasuda proprio vintage da tutti i pori. Sphère Dauphine, cavallucci che riprendono il nome Golden Horse applicati, l'ancora rossa che è bellissima,
l'ancora anche sulla corona, i tre cavallucci marini, guardate anche la chiusura come vintage, guardate, con questa zigrinatura, bellissimo. È molto leggero, molto leggero. Aspettavo un filo più pesante, però c'è, cioè, meglio. Adesso cosa dite? Non vedo già l'ora di indossarlo, vi faccio vedere come mi sta il polso. Lo faccio vedere ancora un po' così. Aspetta. Mi sta a pennello. Non devo neanche togliere le maglie. Fortunello. Toglierle, metterle, nulla. Devo dire la verità che è proprio bello bello. Mi piace anche il fatto che abbia le anse allungate, proprio un bell'orologio. Devo dire la verità che ha fatto breccia nel mio cuore e da subito, e mi sa che adesso me lo tengo per un po' al polso, poi prima o poi farò anche la recensione, visto che mi sono deciso fino a settembre di prendermi un po' di pausa, o comunque rallentare un po' con i video, magari non lo vedrete nel brevissimo periodo, però vi prometto di farlo. Molto molto sbrilluccicante tutto questo lucido, però mi piace. Davvero mi sembra di avere un vintage sul polso che però in realtà ha solo un anno di vita. Bello bello. Io vi ringrazio per aver visto insieme a me questo Rado Golden Horse, quindi questo unboxing, che in realtà, come avete visto, non è stato con annesso spacchettamento, perché in realtà la persona da cui l'ho acquistato l'ho incontrata a brevi mano, come si suol dire, quindi non c'era, diciamo, una scatola da aprire, però, come dire, le emozioni della prima prova al polso l'abbiamo comunque fatta insieme, ed è la cosa che mi fa piacere di più. Ragazzi, guardate quanto è bello. Lo trovo stupendo. Sì, lo so, è un altro ETA 2824-2, in questo caso è Powermatic. Però chi se ne frega. Mi ero deciso di non prendere più ETA 2824, non perché non abbia dignità, ma tutt'altro, però per variare un po' la mia collezione, però qui ho fatto un'eccezione e ne sono molto 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 contento. Vi saluto, vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me, Facebook, Instagram, e chi più ne ha più ne metta, e nulla. Non vi dico gli appuntamenti perché non sarò regolare, però quando volete io sono qua su YouTube. Ciao!